lotta e combatte per noi, un cavaliere oscuro che i deboli salverà. Giustizia e libertà, un'ombra che si scaglia contro la malvagità. Lui è Zorro. Scusa, Bernardo, non ti avevo visto. En garde! Diego, fa attenzione. Stai abbassando la guardia. Oh no! Guarda che disastro! Non toccate i miei fiori o vi sculaccio! Padre, vado a vedere le mucche che stanno partorendo. Bernardo, dovresti prendere... Diego! Con la spada sventato e goffo io son, e un grande spavento ho dato al tuo cuor. Perdonami dunque, cara sorella, per questa mia prova tutt'altro che bella. Diego, se l'avessi immaginato, non ti avrei mai mandato in Spagna a studiare. Saresti dovuto rimanere qui a Ranch a diventare un vero ranchero. Don Alejandro, c'è un certo Don Rodrigo Malapensa che chiede di voi. È sempre un piacere conoscere un nuovo vicino. Benvenuto in California, Don Rodrigo. Dicono che siate un armatore. Suppongo che abbiate viaggiato parecchio. Senza alcun dubbio. Il mare è stato buono con me, ma sto diventando vecchio e desidero vivere sulla terraferma. Don Alejandro, veniamo subito al sodo. Voglio comprare il vostro ranch. Il ranch della Vega non è in vendita, signore. Capisco bene il vostro attaccamento, Don Alejandro. Dopotutto, la terra è sacra. Ma l'epoca dei piccoli ranch è finita. Voglio diventare il più grande proprietario terriero della California! Beh, forse potremmo vendervelo. Cosa? Così potremmo tornare tutti in Spagna, dove ci si diverte immensamente di più. Cosa? E lasciare la bellissima California, la terra dove siamo nati e cresciuti? No! Non venderò mai questo posto. Fine del discorso. Ah, mai dire mai. La vita è piena di sorprese, Don Alejandro. Adios! Ma che cosa è successo? Abbiamo fatto il caporale e il sergente. Vediamo se ho capito bene. La vostra idea sarebbe quella di creare il più grande ranch della California appena fuori Los Angeles. Dov'è il problema? Tutti i rancheros sono avvinghiati alla loro terra come mitili agli scogli. Che cosa vi aspettavate? Temo di non poter fare nulla per voi. Capitano, con il dovuto rispetto, vorrei farvi notare che non avete abbastanza cibo da cucinare qui al presidio, mentre tutti i rancheros vivono come pascià là fuori nelle loro haciendas. Come dite, prego? Secondo me dovreste chiedervi se tutti quei proprietari terrieri siano realmente fedeli al governatore. Ci sono dei ribelli fra loro. Non vi piacerebbe avere un valido piano per estirpare ogni potenziale piantagrane dalla California? In altri termini, volete il mio aiuto in questa storia? È esatto. Allora? Capitano, notizie terribili! Oh, ci hanno attaccati! I nostri cavalli sono fuggiti e siamo dovuti tornare a piedi! Non potete essere più chiari! Chi è stato ad attaccarvi? Zorro! Certo, chi altri? E si è portato via tutti i cartelli con il suo ritratto che dovevamo distribuire ai rancheros! Ma io sono riuscito a salvarne uno! Questo è troppo! Sergente Garcia, caporale Gonzales, sparite dalla mia vista! Fuori! Signor sì, capitano! Ah,
Capitano, vi propongo un accordo. Lasciate che io tenda una trappola per attirare Zorro. Voi lo catturerete e in cambio di questo piccolo favore... Io sbatterò in prigione alcuni rancheros con l'accusa di essere dei ribelli, le cui terre voi potrete comprare per un tozzo di pane, naturalmente. Su, Bernardo, andiamo. Vediamo cosa dicono i bravi cittadini di questo Malapensa. Bernardo! Buongiorno, Maria. Buongiorno. Ancora! Quello è Don Malapensa, è il nostro nuovo vicino. Non mi piace, ha un'aria così cattiva. Ma non lo conosciamo nemmeno, potrebbe essere un bravo uomo. Sì, potrebbe, o forse no. Fate esattamente quello che vi ho detto di fare. Non combinate sciocchezze. Sono stato chiaro? Non vi preoccupate, capo. Consideratelo come già fatto. Sarà un giochetto, vero, la rana? Ci mettiamo subito all'opera. E questa volta non vi deluderemo. Che sta succedendo là fuori? Voi due restate qui. Io vado a vedere. Il mio bestiame! Al ladro! Manuel! Vuoi che liberiamo tuo marito? E che non riduciamo in cenere la tua casa? Pagaci 1000 pesos! Oh, vi prego, non vedete che siamo solo poveri contadini? Smettila di fregnare e scaccia i soldi! Non ha tutti i torti, la signora. Sono tanti 1000 pesos. Non metterteci anche tu! Abbiamo degli ordini! Prendete questa e liberate il mio papà, vi prego! Oh, ma l'hai sentita? È così tenera, che amore! Oh. Cosa cerchi di fare tu, eh? Non preoccuparti, tesoro. Andiamo a cercare aiuto. Ehi, aspetta un attimo. Quella donna andrà a raccontare al mondo intero quello che sta succedendo qui. È proprio quello che vogliamo, stupido. In questo modo potremo attirare Zorro. Il capo dice che quel povero babbeo è sempre pronto a salvare vedove e orfani. A quel punto sbucheranno i soldati e lo cattureranno. Vedete, questo è molto negativo per gli affari. Dopo tanto trambusto, mi merito un buon pasto caldo alla locanda. O anche due. Sergente, dove andate? No, dove credi che stia andando, Gonzales? A fare il mio dovere, naturalmente. Voglio svolgere delle indagini su Zorro, come sempre. Allora vengo con voi. Fermola, temo di no, caporale. Ah, perché no? Sentiamo. Non ho nient'altro da fare. Non essere assurdo. Noi militari abbiamo sempre qualcosa da fare. Ecco, io ti ordino di fare la guardia a quei panni, soldato. Procedi. Lungi da me mancarvi di rispetto, ma è una colossale stupidaggine. No, è un ordine. Quella biancheria appartiene all'esercito e deve essere sorvegliata giorno e notte. Avanti, esegui. Vi prego, signore, aiutateci. Mio marito è stato sequestrato da due orribili bandidos. Dovete salvarlo. Vi prego! Venite e raccontatemi tutto dall'inizio. Ecco una tripla porzione per il sergente. Vi ringrazio, Don Diego. Questo pranzo è davvero degno di un re. Vi chiedo perdono, Don Diego. Vedete, è l'emozione. Oh, non dovete scusarvi, sergente. Allora, che è successo quando avete visto Don Malapensa oggi? Cioè, l'ho incontrato nell'ufficio del capitano stamane. È un uomo ricco, ma non è tanto generoso. Non mi ha offerto neanche una tortiglia. Oh, tortiglia. Ehi là, Carlos! Non avresti qualche tortiglia per caso?
Una bella tortilla per il sergente. Dov'è Garcia? È ora di rimetterci in piazza, mia cara. Ah, sergente, scusate se interrompo la vostra spietata caccia a Zorro, ma la guarnigione parte per sgominare dei banditi. Perché? Non stiamo più inseguendo Zorro? Non è a lui che diamo la caccia oggi. Questi sono degli altri banditi. Hanno preso in ostaggio il signor della Cruz. Possibile che questi farabutti non si prendano mai una vacanza? Adios, Don Diego. Adios. Mi avvicino di nascosto per salvare Manuel e a quel punto cado in una trappola. È davvero un'idea ingegnosa. Abitanti di Los Angeles, l'esercito veglia sulla vostra sicurezza. Stiamo andando a salvare Manuel de la Cruz, che è stato catturato dai banditi. Sergente, prepariamoci a catturare Zorro. Oh no, signore, non Zorro. Mi hanno detto che questi sono altri banditi, se non Zorro. Capitano, perché non prendete con voi Gonzales, almeno per una volta? Io posso tornare al presidio e montare la guardia e sorvegliare il bucato mentre si asciuga al sole. Garcia! Agli ordini, signore. Signor sì, capitano. Forza! Muoversi, svegli! Si stanno appostando, perfetto! Questo, signori, è un grande giorno! Finalmente riuscirò a liberarmi di quella spina nel fianco di Zorro. Sono sicuro che non si lascerà catturare così facilmente. È troppo astuto, non ci cascherà mai. Cosa, sergente? Non sono assolutamente d'accordo con il sergente. Voi siete un genio della strategia militare, mio caro capitano. Il migliore che l'esercito del re abbia mai avuto. Finiscila, Gonzales. Non penserai davvero che basti adularmi per sfuggire ai tuoi compiti, non è vero? Questo è Zorro! Fermo, brigante! Falso allarme, capitano! Abbiamo circondato una... una mandria di mucche! Tornate ai vostri posti, razza di buoni a nulla! Muovetevi, svelti! Coraggio, signore. Siete golose quasi quanto il caro sergente Garcia. Scusate, caro signore. Bene, bene. Portate anche voi la maschera. Ce n'è un altro? Non credo ai miei occhi. È un vero ballo in maschera, questo. Ho forse lanciato una nuova moda?
Attento, potreste farvi male con questo. Io ve l'avevo detto che era pericoloso. Che sta succedendo lì dentro? E Zorro? Dov'è Zorro? Ecco. Grazie, grazie infinite, Zorro. Non c'è di che. Il piacere è stato tutto mio. Attento! Di nuovo. Mai un attimo di pace in questo posto. Questa volta ti farò vedere le stelle! Ah sì? Davvero? Gentile a fare tutto il lavoro per me. Ops, scusate. Ora sono io che devo ringraziarvi. Zorro! Zorro è in quella casa! Avanti, razza di scansafatiche! Andate a prenderlo! Presto, muoviamoci! Oh oh, sembra che abbiamo visite. Voi, venite con me! Sono incastrato! Togliatevi di mezzo! Ci siamo! Zorro! Ti ho preso finalmente! Gonzales, tu non osare muovere un dito! La ricompensa è tutta mia! Ma sono arrivato prima! Sono io quello che l'ha pizzicato! Au, sergente, la mia mano! Scusa! Ho catturato Zorro! Finalmente! Zorro! Ti dichiaro in arresto in nome di Sua Maestà Fernando VII, re di Spagna! Oh, dov'è Zorro? Non sarà fuggito dalla finestra? Oh no! Allora dovrò dire addio alla mia ricompensa! Che peccato! No! Questa volta non mi sfuggirai! Fammi spazio, levati! Spostatevi! Lasciatemi passare! Fammi passare tu! Garcia! Su, muoviti! Indietro! Siete stato molto gentile a passare. Ci sono due banditi qui dentro. E il terzo e peggiore di tutti è qui, davanti a me. Moi? Un vile bandito? Temo proprio che ci sia un terribile equivoco. En garde! Prendi questo! Niente male, capitano! Oh no! Come? Abbiamo già finito? Mi aspettavo uno scontro un po' più lungo. Bene, sarai servito subito. No! Capitano! La vuoi smettere di leccarmi? Brutta bestiaccia! Grazie, è stato un vero spasso. Buonanotte e attento a dove mettete i piedi. Oh oh!
Adios! No! Ti prenderò, Zorro! Capito? Ha salvato in realtà. È stato Zorro. Tenete, questo è fresco. Evviva! Sono tutto rotto. A chi lo dici? Congratulazioni, capitano. Un gran bel lavoro. Ma ora ditemi, chi tra questi due figuri è Zorro? Zorro ha avuto fortuna come al solito, ma lo arresteremo la prossima volta. Oh, è un gran peccato. Speravo tanto di vederlo al sicuro dietro le sbarre. Che sta succedendo qui? Dove, accidenti, è Zorro? E perché trattenete quei due? Caro Don Malapensa, quei due hanno preso in ostaggio un contadino dietro vostro ordine, se non vado errato. Chissà, forse dovrei arrestare anche voi. Loro pensavano di agire bene. Avevamo un piano per catturare Zorro, ricordate? Io sono sicuro che un regalo alla famiglia della Cruz, nonché un generoso dono all'esercito del re, contribuirà a placare gli animi. Hai visto, Ines? A quanto pare c'era Don Malapensa dietro questa faccenda. Sembra che il nuovo vicino sia un uomo pieno di sorprese. È tutta colpa tua! No, è tua! Te l'avevo detto che era una pessima idea! Se solo non fossi così stupido! No! Aia! Questi costano due pesos l'uno. È una grande occasione, signorita. E qui ne ho anche uno rosso, molto elegante. Visto? Signorita Ines, voi diventate più bella ogni giorno. Tutta Los Angeles è ai vostri piedi. Oh! Ines! Bernardo! Ma dov'è Diego? Indovina un po'. È ancora a letto. Attenzione! Oh? Fate largo al capitano di Los Angeles! Quest'oggi è il compleanno di Sua Maestà, il nostro caro e buon re. Esprimete al capitano dell'Armata Reale gli auguri che intendete rivolgere al nostro sovrano. Una giornata speciale. Auguri si aspettano. Chiediamogli piuttosto di abbassare le tasse. Silenzio! Omaggi al nostro re! Lunga vita al re! Lunga vita! Cosa? Che sta succedendo? È un messaggio per voi, capitano! Via di qui! Fate largo al capitano monasterio! Zorro desidera inviare i suoi migliori omaggi al sovrano tramite il capitano monasterio. Oh, Zorro è sempre così gentile! DS, spero che vi piaccia la nuova bandiera della guarnigione. Zorro, dai qua! Zorro, Zorro, Zorro! Lo arresterò e poi gli farò... Si è proprio arrabbiato! Tranquillo, capitano! Salverò io l'onore del reggimento! Forza, cerca di sbrigarti! No, lascia fare a me! Sono un tuo superiore! Tocca a me proteggere l'onore del reggimento! Mi spiace, sergente! Ormai ci sono! Zorro! Mi chiedo come abbia fatto a intrufolarsi qui con tutta questa gente. Per favore, Antonio, lega i cavalli e aspettami qui. Ho un affare urgente da sbrigare. Buongiorno, Antonio. Ah, Ines, mi mancavate già? Sono ricco, ma ho molte altre qualità.
Sono il più simpatico e il più vigoroso caballero di tutta Los Angeles. Oh, Antonio, dite davvero? Allora? Beh, non so. Potremmo fare... Facciamo domani sera. Va bene, detto che a Carlo. Scusate, non so cosa sia successo. Non ho sentito il gallo. È malato, per caso? No, il nostro gallo ha cantato, Diego, come ogni mattina. Oh! Diego, arrivi giusto in tempo. Ho una gran voglia di ballare. Beh, a dire il vero, io... ti ringrazio. Mi hai salvato. Beh, allora devi sdebitarti, Diego. Ah, che bella coppia. Altro che, mi aspetto che Diego chieda tua figlia in sposa e molto presto. Hai visto la faccia che ha fatto il capitano Monasterio quando ha visto la bandiera di Zorro sul tetto? Ah, quello Zorro causa un sacco di problemi ogni volta che appare. Cosa? Dovremmo essergli tutti molto grati. È l'unico che si oppone alle angherie del capitano. Non potremmo parlare di qualcos'altro, ti spiace? No, Diego, pensi solo a divertirti. Bene, va a ballare con qualche signorita e falla innamorare di te. Ma Carmen, io... Capitano! La bandiera di Zorro! Capitano, ho scoperto qual è l'identità segreta di Zorro. Voi cosa? Vi prego, parlate. Quel bandito è galante con le signoritas, è affascinante e inoltre è sicuramente una persona che non ha nessun bisogno di lavorare. Uno di quei rancheros che hanno sempre mal sopportato la vostra autorità. Oh, ma certo. Coraggio, ditemi chi è. Prima promettete che potrò comprare le sue terre a un prezzo molto contenuto. Un cavaliere elegante, galante, dal parlare forbito. È ovvio, è Don Diego della Vega. Don Malapensa, dovrete inventarvi una storia migliore se volete impadronirvi delle terre dei della Vega. Ascoltate, capitano, voi avete mai visto Don Diego e Zorro insieme? Don Diego non sa usare la spada. Anche un bambino farebbe di meglio. Ma finge. È molto intelligente. Don Diego si fa passare per un pessimo spadaccino, ma se si trovasse in pericolo, dovrebbe rivelare se stesso. Oh! Don Diego, splendida festa! Siete d'accordo con me? Los Angeles ci tiene a festeggiare il compleanno del re. Che cosa? Della Vega, come osate darmi del furfante? Cosa? Oh, caspita, no, qui ci deve essere un malinteso. Io non ho detto niente del genere, vi saluto, Don Rodrigo. Antonio, Don Diego della Vega mi ha appena insultato. Cosa? Ma ne siete sicuro? Non vorrai fargliela passare liscia? Che razza di figlio saresti? Don Diego, voi avete insultato mio padre. Dovrete risponderne. No, non è vero. Antonio, io... Ehi, ma... En garde! Come? No, non posso fare un duello. Questa cosa è pesante. Oh no! Don Diego! Sarà fatto a fettine, poverino! Ehi, fermi! Non fate sciocchezza, signore! D'accordo, continuate la vostra discussione da soli. Padre, fate qualcosa. Diego non ha speranza. Dovete fermarli. L'onore di Don Rodrigo è stato offeso. E suo figlio si sta battendo per lui. Il duello deve continuare. Coraggio, signores, scommettete. Chi vincerà? Un peso su Antonio Malapensa. Due. Un altro peso su Antonio. Un altro.
Oh, che scommessona! 30 pesos su Don Diego! C'è qualcun altro che vuole scommettere? Io voglio scommettere! Bene, 3 pesos dal caporale Gonzales e su Antonio e solo 2 dal sergente Garcia. Ehi, puoi rallentare un po', per favore? Sei troppo veloce per me! Adesso ti insegnerò ad essere un po' più educato! Ora basta! Carmen! Grazie, Carmen. È il vincitore, Diego! Non farò mai più duelli in vita mia. È pericoloso. Se penso ai soldi che ho speso per tutte quelle lezioni di scherma, per vedere questo. Dovresti limitarti a ballare. Almeno quella è una cosa che ti riesce piuttosto bene. Ma com'è possibile che... State tranquillo, Antonio. Avete fatto un ottimo duello. Don Diego ha avuto soltanto un colpo di fortuna, altrimenti lo avreste sicuramente battuto. Già, credo proprio che se ne sia accorto anche lui. Beh, avevo ragione io. De La Vega è uno spadaccino disastroso. È stato solo fortunato. O è stato fortunato o ha un'abilità eccezionale. Capitano, e se costringessimo Don Diego a travestirsi da Zorro? Se lui si rifiutasse, sapremmo che ha qualcosa da nascondere. Un duello? Oh, se fossi stata lì, gliel'avrei fatta vedere io a quel signor Antonio Malapensa. Alt! Capitano Monasterio! Che sorpresa! Siete stato davvero molto gentile a venire a trovarci. A dire il vero, io sono venuto a trovare Zorro, Garcia. No, non ho intenzione di mettere quel costume. È orribile! Secondo me lo ha cucito un pessimo sarto. Capitano, sinceramente, voi pensate che mio fratello possa essere Zorro dopo averlo visto duellare stamattina? Andiamo, Don Diego. Gli ordini sono ordini. Diego, figlio mio, forza, indossa questo costume. Così si chiarirà l'equivoco e noi saremo liberi di andare a cenare in pace. D'accordo, padre. Lo indosserò. Grazie, figliolo. Torno subito, gente. Non andate via, eh? Caramba! Ta-da! È lui, Zorro! Mio figlio! In fondo, questo costume non è male. Che ne dite? Arrestatelo e perquisite l'hazienda! Ci deve essere il vero costume e il suo cavallo tornato da qualche parte! Insomma, questo è assurdo! Mio figlio non può essere Zorro! Vogliate seguirmi, Don Diego? Ma certo, con piacere. Cercate ovunque! Sì, sì, signore. Allora? Oh, i miei vasi! Oh, le mie tende! Oh, le mie zuppiere! Razza di frati! Barbari! Selvaggi! Ma che succede, Doña Maria? Smettila, Gonzales! È qui che cerchi il cavallo di Zorro! Questi
queste ricerche sono spossanti. Io sono un po' affamato. E quand'è che si mangia? Non fare tanto lo sbruffone, Zorro! Scusate, capitano, non volevo offendervi. State attento! Sono libri preziosi! Pensate di trovare un cavallo in una libreria? Non sapete neanche di che cosa sto parlando. Qualcuno di voi ha mai letto un libro in vita sua? Capitano, niente. Cosa ci fate ancora qui? Andate a catturare Zorro, teste di legno! Signor, sì, signore! Signore. Zorro? Sta tranquilla, è Bernardo! Lo avete preso, capitano? No! Caro Don Diego, lo sapevo! Voi non potevate essere Zorro! D'altronde, neanche Zorro poteva essere voi! Siete molto perspicace, sergente! Forza! Più in fretta! Prendiamolo! Non deve sfuggirci! Abbiamo in pugno! Eccolo! È lassù! Ma voi non dovreste andare ad arrestare Zorro? Sbrigatevi, per favore! La mia cena si sta raffreddando! Scoprirò che cosa sta succedendo qui! Voi due restate qui e non vi muovete per nessun motivo al mondo. Sì, signore. Eccolo là. Coraggio, soldati, all'attacco. Sì, caporale. Sì, signore. Cosa aspetti, Garcia? Arresta quel fuorilegge. Eccolo là. Vieni giù, Zorro. Presto, andiamo. Largo, largo. Fammi passare, Gonzales. Io sono il tuo superiore. Tutti in sella! Andiamo a prenderlo! Sì, sergente! Eccolo là! Guardate, è caduto! Non sono cieco, Gonzales! Lo hai visto? No, sembra sparito. Questa volta sei finito, Zorro! Non è neanche qui! Dove sarà? Accidenti, mi sono punto! Potrebbe essere praticamente ovunque! Preso! È mio! Ricordati che sono il tuo superiore! Hai sentito? Sembra che l'abbiano preso! Hanno catturato Zorro! Finalmente! Eh sì, il mio costume è molto più elegante! Vai, Tornado! Allora, dove? Beh, abbiamo il suo cappello! Oh, idioti! Una cavalletta ha il cervello più grosso del vostro! Su, riprendiamo la caccia! Questa volta dobbiamo catturarlo! Sì, signore! Capitano, che combinate? Cercate lumache? Zorro! Tu!
tornado! Ma allora tu... Oh! Prendetelo, presto! Soldati, in sella, forza! Mi vedo, sergente! Sono qui! Zorro! Prendiamolo! Ferma di Zorro! È caso di nervosirsi! Soldati! Vi voglio immediatamente in sella, chiaro? Siete il disonore dell'esercito! Se non risalite subito a cavallo, io... In fretta! Correte! Correte! Questo è un ordine! Suona la ritirata! Adesso torniamo tutti alla... Siedo! Vola, tornato! Come il vento! E va bene, rimettiamoci il costume da carnevale. Avete gli stivali sporchi! No, scusate. Soldati, Don Diego è ancora nella biblioteca? Beh, lo avete preso? Don Diego, siete ancora qui? Non vi siete mosso? Vuol dire che voi non potete essere Zorro? Beh, questo mi sembra ovvio. Finalmente! Ora vi siete convinto? Se volete scusarci, capitano, adesso noi avremmo una cena in famiglia. È stato malapensa! Bene! Lasciatevi incontri di nuovo! Non sopporto questo costume! Mi prude dappertutto! Andate a farvi un bagno, siete lunedì! Sai, sono molto fiera di te. Ti ho insegnato tutto quello che ho potuto. Oh, nonna, sono sempre stata affascinata dai segreti dei nostri antenati. Muoviti! E anche tu! E cosa sta succedendo qui, signore? Il capitano Monasterio ci ha chiesto di radunare tutti gli uomini della zona. Forse questo è un po' troppo anziano, però... Ora ascoltatemi bene. I Chumash non sono i vostri schiavi. Perciò state attento a quello che fate, viso pallido. Fuoco! Smettetela, basta! Ripartiamo! Ehi, un momento! Meglio che torniate a casa vostra, signorita della Vega. A casa mia! Anche questa è casa mia, caporale! Non potete portare via i nostri uomini! Eccolo! È lui! Il governatore! Sta arrivando! Ah, finalmente! Cosa? Ah,
Caro Don Diego, mio amato amico, è sempre un grande piacere rivedervi. Ah, Don Parasol. Eccellenza! Don Diego, come riuscite a trovare dei vestiti così raffinati ed eleganti in queste terre selvagge? Vi dirò, eccellenza. Questi polsini sono di Siviglia. Sono ricamati con filo d'argento. Tenetemelo lontano! È un canto stregato! Vattene via! Non ti vogliamo qui! Seguitemi, eccellenza! Non c'è nulla da temere, vi proteggerò io! E ho una bella sorpresa per voi! Vi comunico che sta per arrivare molto denaro nelle casse reali. Molto denaro! Questa sì che è una meravigliosa notizia! Tutti questi balli, feste, ricevimenti sono terribilmente costosi. Certo. Già, bisognerà intervenire. La miniera d'argento ci darà grandi ricchezze, una fortuna. Anche perché la manodopera sarà a costo zero, visto che obbligheremo gli indiani Chumash a lavorare. Capitano, signore, c'è una visita! Ti avevo detto che non volevamo essere disturbati. Oh, fantastico! Don Diego mi manda l'indirizzo del suo sart di Siviglia. Ah, a me non interessano queste frivolezze. Parliamo liberamente, tanto questo ragazzo non può sentirci. Non può certo riferire a Zorro che ci sarà un'intera armata ad attenderlo, se solo oserà avvicinarsi ancora una volta a quella miniera. Questa volta nemmeno Zorro riuscirà a fermarci. Eh? No, Bernardo. Zorro non può bloccare la miniera come ha fatto la volta scorsa. È troppo ben difesa. Diego! Diego, eh? È terribile. Tutti gli uomini del villaggio sono stati portati via. Che cosa? No, Zorro deve fare qualcosa. E subito. Già, così poi manderanno altri soldati. No, dobbiamo trovare un'idea che li tenga lontani da quella miniera una volta per tutte. Cosa ne dici di una frana? Oh, forse dovremmo deciderci a cacciare quel monastero per sempre. Oh, Diego! Inès, ma cosa succede? Oh, Maria! È tutta colpa del nuovo profumo di Inès che mi ha provocato un'insopportabile emicrania. Oh, poverino! Gli serve un farmaco. Sono sicura che quella miracolosa poltiglia medicinale a base di fegato di condor farà al caso suo. Ah, ottima idea! Ne ho appena ricevuta una questa mattina, venite! Diego non si rende conto di quanto sia urgente la questione. Lo sai anche tu com'è fatto. Invece bisognerebbe agire e subito. Bravo! Sono contenta che tu sia d'accordo con me, Tornado. E va bene. Coraggio, mettiamoci al lavoro. Andiamo, Diego. Niente capricci. Questo è il rimedio ideale. Forza! Oh. Caspita, Maria. Funziona davvero. Mi sento già molto meglio. Danne un po' anche a Bernardo. Inès? Inès! Inès! Il mio costume di Zorro. Incredibile, ma come ha potuto... Lo ha fatto! Lo ha fatto davvero! Guarda, Bernardo! Vediamolo! Deve fuggire! Lo stiamo raggiungendo! Ti abbiamo preso, Zorro! Ah? Ce l'abbiamo fatta! Sì, abbiamo finalmente! Ora sei mio, Zorro! Arrestatelo! Sì, signore! Dolce sorellina, questa volta hai superato te stessa.
Non penserete che mi farò arrestare così facilmente, capitano! Ah! D'accordo, d'accordo. Sembra che se la stia cavando piuttosto bene. Avete perso qualcosa, sergente? La vostra dignità, per caso? Oh, andiamo, Bernardo. Sono molto più divertente io, ammettilo. Oh, forse non sei così in gamba da sfidare il grande Ramirez. Che peccato. Adoravo quella frusta. Sono dietro di voi, Ramirez! Cosa stai facendo? Togliti dai piedi! Oh, che banda di incapaci buoni a nulla! Dovrò catturare io stesso, Zorro! Adesso non hai più scampo, Zorro! Garcia! Gonzales! Sì, capitano, signore! Eccomi! Sono qui, mio capitano! Aiuto! Aiuto! Non sanno andare! Da una mano al sergente prima che getti discredito sull'intero esercito! Però, chi pensava che avrei salvato Zorro? Che cosa vi è successo? Sono caduta nel fiume e il mio cavallo doveva essere un po' nervoso. Vedi, mi ha fatta cadere in acqua. Una bella sfortuna. È strano che il tuo vestito sia asciutto e i capelli bagnati. Sarà il caso di asciugarli. Non vogliamo prendere un raffreddore, vero? Oh, sono sicuro che saprebbe affrontare un semplice raffreddore. Ha affrontato dei pericoli peggiori. Non mi piace che ve ne andiate a cavallo da sola. Potrebbe essere pericoloso. Lo so. Hai ragione. La mia sorellina è sempre stata un tipo imprudente. Forse spera che arrivi Zorro a salvarla. Va bene. Ammetto che interpretare Zorro non è stata la mia migliore idea. Vorrei tanto che qualche magia facesse sparire quei farabutti. Ma certo, questa è un'ottima idea. Ora Zorro può entrare in azione. Qualcuno mi saprebbe spiegare in che modo Zorro potrebbe riuscire a sconfiggere Monasterio e i suoi uomini con un ombrello? L'idea sarebbe un'altra. Capitano, vi annuncio che se questa vostra operazione avrà successo, voi sarete promosso tenente colonnello a Monterey. Andrà tutto bene e Zorro non potrà fare nulla per impedirlo. Andiamo, datevi una mossa! Coraggio! Sbrigatevi! Muoversi! Mettici più energia! Coraggio! Ti aiuto io! Questi selvaggi trovano sempre qualche scusa per battere la fiacca. Fateli lavorare o vi assegnerò doppi turni! Ma qui non ci si ferma mai!
Andiamo! Muoversi! Le montagne sacre agli indiani Chumash non perdonano chi le sfrutta, capitano! Estraendo argento risveglierete la collera della montagna! E la maledizione cadrà su di voi! Oh, la maledizione? Zor! Prendetelo presto! Lo voglio in catene! Su, avanti! Perché non ci provate? Andiamo! Gente, forza! Presto, presto! Prendiamo! Via, presto, via! Cosa? Oh, stanno scappando! Quel manicotto mi farà impazzire! Se c'è una cosa che non sopporto è cavalcare lungo i sentieri di montagna! Ah, state cominciando a pensare alla pensione, sergente? Fate pure con calma! Forza, andiamo a prenderlo! All'attacco! Finalmente un po' d'azione, soldati! È nostro! Non può sfuggirci! Ah, questa volta non hai scampo! Quando ti avrò catturato, il capitano mi promuoverà a sergente! Oh, ma certo! Sono sicuro che ce la farete! Mi spiace, per la vostra promozione dovrete attendere ancora un po'. Adios, señores! Ehi, sergente! Scappate? Oh, cosa dirà il vostro superiore? Io non stavo scappando. Io stavo semplicemente controllando che nessuno mi seguisse. Su, venite qui. Vi assicuro che non vi farò del male. Non molto, almeno. No! Ho servito l'esercito con passione e lealtà. Gonzales, vendicami! Mi ha fatto una zeta! Bene, si è messo in trappola da solo. Sei pronto, tornato? Ma dov'è? Guardate, quel mantello è di Zorro. Oh no, è proprio suo. Ma che codardo! È saltato giù perché non ha avuto il coraggio di affrontarmi! Oh, Zorro! Eri così giovane! Non è giusto che tu sia finito così! Buon vecchio Garcia! A quel punto, Zorro non aveva scelta! Ha fatto un gran salto e si è sfracellato di sotto. Splat! Mi dispiace di non aver potuto assistere di persona alla scena. Ora andate a recuperare il corpo e voi riportatemi quei selvaggi. Sì, sbrigatevi! Voglio che i lavori ricomincino al più presto. Signore. Un momento, e la maledizione? Non sono tranquillo. Zorro ha detto che ne saremmo stati colpiti se avessimo sfruttato la miniera. Oh, su, andiamo, Vostra Eccellenza. Non vorrete dirmi che credete veramente a queste sciocche superstizioni? Laggiù! Oh, il fantasma di Zorro!
Sì, direttamente dall'aldilà. Sentivate già la mia mancanza? No, non esistono i fantasmi. Coraggio, soldati, seguitemi! Yuhu, dove siete? No. Vieni qui, Zorro! Dove sei? Io sto proteggendo il governatore. Sergente! Sei tu, Zorro! Sono qui, proprio dietro di voi, caporale! Un'altra Z! Zorro! En garde! Ora sei finito! Coraggio, capitano! Sforzatevi un po' di più! Non puoi certo imbrogliarmi con un po' di fumo in qualche specchio! Ne siete proprio sicuro? Destra, sinistra! Destra, sinistra! E adesso? È giunta la tua fine, Zorro! Poveri noi, che facciamo? Vorrei tanto diventare invisibile! Oh, madre mia! Come avete osato violare le viscere di questa montagna? Ora verrete colpiti da una tremenda maledizione! Siete destinati a precipitare nelle tenebre eterne! Mi scongiuro! Portatemi via di qui, capitano! Capitano! Aiuto! Fermate questo cavallo selvaggio! Insomma, capitano, in che razza di mostruoso pasticcio mi avete cacciato? Come avete osato? Sappiate che potete anche scordarvi la vostra promozione! Per sempre! È chiaro? Peccato che la guarnigione se ne sia già andata. Lo spettacolo era appena iniziato. Sono stata piuttosto brava, eh? Sì, non male. Ma in ogni caso ho dovuto salvare te prima di aiutare gli indiani Chumash. Ah! Oh, grande Zorro!